ancora vittime per il maltempo. Stamani ad Ardea, alle porte di Roma, intorno alle 6, due persone sono morte schiacciate da un albero che ha investito l'auto su cui viaggiavano. L'incidente, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, è avvenuto a chilometro 36 della via Laurentina. Una terza persona che era nell'auto è rimasta ferita. Il testo del decreto sull'omicidio stradale alla quinta lettura è stato approvato dall'Aula di Palazzo Madama ed è quindi legge. L'Assemblea ha detto sì al voto di fiducia chiesto dal Governo. Con le nuove misure l'omicidio stradale è dunque diventato un reato a sé, con una propria regolamentazione. Mentre a Calais si prosegue nello sgombro della giungla, non migliora la situazione profughi al confine macedone. L'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati ha sottolineato la gravità della situazione e ha parlato di crisi umanitaria. L'allarme per le condizioni di salute dei migranti, tra i quali molti bambini. Italia sempre più esposta alla minaccia jihadista, lo rivela la relazione annuale dell'intelligence inviata oggi al Parlamento, sottolineando come nella propaganda jihadista non siano mancati riferimenti all'Italia come nemico per i suoi rapporti con USA ed Israele e per il suo impegno contro il terrorismo. FCA ha siglato un memorandum d'intesa per una fusione tra Itedi, la società editoriale di Fiat, ed il gruppo editoriale L'Espresso per dar vita al primo gruppo editoriale italiano. Lo comunica FCA in una nota. Le quote RCS di FCA verranno distribuite ai propri soci. Dopo il pesante KO dell'andata, i nerazzurri sfiorano la clamorosa rimonta. Con la doppietta di Brozovic e la rete di Perisic, una straordinaria Inter porta i bianconeri ai rigori. Decisivo l'errore di Palacio dal dischetto. E quindi Bonucci a segnare il rigore decisivo. Residuo maltempo al centro-nord con rovesce e nevicate fino a cote collinari sul nord-est, Appennino, Tosco, Emiliano e Marche. Instabilità al sud, miglioramenti in serata con ampi rasserenamenti a partire da ovest, mari molto mossi o agitati.